oggi voglio farvi vedere le cose che abbiamo preso con mia mamma al Lidl. Siamo appena tornate, quindi vi faccio vedere tutta la spesa perché penso che possa essere molto utile per appunto prendere spunto, perché io questi video di solito li guardo sempre dalle altre ragazze che li fanno, perché così mi segno i prodotti da provare e poi li vado a comprare, quindi spero di essere utile a molti di voi. Allora, mia madre ha preso questa carta forno che è costata 1,79 €. I prezzi dovrei ricordarmeli visto che li abbiamo appena presi, e niente, sono 20 metri, quindi dovrebbe essere molto valida come carta forno. Poi ho preso questa che sarebbe un mix di insalata orientale, e ci sono tutti questi tipi di insalata dentro: c'è il lattughino, la bietolina, il tazzoi, mizuna, lattughino rosso, insomma mi incuriosiva davvero tantissimo, quindi l'ho presa. Poi il pane integrale, che questo mi piace davvero tanto, niente, perché praticamente non contiene olio di palma ma bensì olio di girasole, quindi è molto buono, non ha sapore di conservanti come mi è capitato con altre marche, quindi lo consiglio. Di questo ne abbiamo preso 4 pacchi perché praticamente noi non mangiamo pane ma mangiamo solo quello lì, e l'altro pacco sarà dall'altro lato. Poi i miei soliti fazzolettini della CN che io tengo sulla scrivania e mi strapiacciono tantissimo. Poi mia madre si è presa queste melanzane che a lei piacciono tanto, a me invece no, tanto se le mangia lei, quindi chi se ne frega. Poi non mi guardare così, comunque sono buona. Io mi sono presa questo panino ai semi di zucca perché lo voglio provare, quindi lo proverò, vediamo com'è. Poi cos'è? Come si chiama? Bastone alle olive, che a mia madre piace tanto, come ho detto, vabbè non importa. Nuovo volantino, che questo dovrebbe essere quello della prossima settimana, e da quello che vedo ci sarà la settimana americana, quindi mi sa che ci sarà una nuova cavata in Lidl. I miei avocado, che non mancano mai perché io oramai sto facendo tipo la dieta dell'avocado, mangio avocado ogni giorno, lo amo, lo stradoro. Poi una cosa che ho visto da un'altra ragazza che seguo sempre, che sarebbe Julia Jolie, perché lei fa tutti questi haul alimentari e io prendo spunto ogni volta che lei, insomma, fa vedere cose così particolari. Lei faceva vedere questo, che sarebbe il surimi tagliato a fette, e quindi tipo a posto tipo, che so, del prosciutto, del salame, insomma di queste porcherie, questo surimi di questa marca. E costa 2 euro, sono troppo curiosa di provarlo, tipo nella piadina, non lo so, vediamo, o anche per fare un panino. E poi una cosa troppo bella che quando l'ho visto ho detto no, non ci posso credere, cioè io penso le cose e il Lidl mi legge nel pensiero: hanno fatto la linea lacto free, quindi senza lattosio, cioè grazie Lidl, grazie per pensare a noi povere persone che non possono mangiare le cose con lattosio, grazie, oh mio Dio, grazie Lidl. Comunque, questa mozzarella la voglio troppo provare perché io tipo non mangio la mozzarella da 7 anni, perché appunto avendo questo problema di lattosio non la posso mangiare. Niente, poi qua c'è un bustone enorme, un attimo, mi devo alzare. Mia madre si è comprata, vabbè, una pizza margherita, altro pane integrale, lattuga, che si è afflosciata tutta, conviene che la metto in frigo, i porri che sono buonissimi, e questi sono fantastici per preparare tipo le vellutate, vellutata di carota, vellutata di piselli, di zucchina, buone, quindi i porri sono fantastici, a me piacciono davvero tantissimo come sapore. Ritornando sempre alle cose senza lattosio, voglio provare questi yogurt. C'era anche la banana, ma io preferisco la fragola, e questo pomeriggio farò merenda con questi yogurt perché sono troppo curiosa di assaggiarli. Poi con mia madre abbiamo preso 2 birrozze perché quando c'è la serata Grande Fratello e si mangia la pizza o la piadina, io direi che la birra insomma fa compagnia, quindi non deve mancare. E quella di questa marca che hanno a Lidl è molto buona, infatti noi prendiamo sempre quella lì. Poi delle cose che
scusatemi, con tutto il vento che ho preso oggi. Due cose che non possono mai mancare e che prendiamo sempre quando andiamo al Lidl sono gli involtini primavera, che sono qualcosa di fenomenale. Ci sono questi piccolini che sono vegetali, quindi di sola verdura, e poi ci sono questi che ce ne sono quattro in una confezione e sono al pollo. Ci sono anche, se non mi sbaglio, al maiale e al manzo, ma che schifo, no grazie, io preferisco il pollo, appunto perché a parte che non mangio carne rossa e poi il maiale non lo so, quindi pollo, e sono buonissimi. Poi cosa c'è qua dentro? Questi che sono troppo buoni, i cavoletti di Bruxelles, che sono, da congelati perché sennò non li ritroviamo più, che sono buonissimi i cavoletti di Bruxelles, sia per fare dei contorni, buoni buoni buoni, fanno anche benissimo perché sono ricchi di antiossidanti, quindi se non li avete mai provati prendetela al Lidl perché noi li abbiamo già prese e sono troppo buoni. Le cipolle rosse. E poi mia madre, nonostante abitiamo in Sicilia, per ora non è periodo dei limoni, quindi non riusciamo a trovarli. E niente, mia madre ha preso questi alle Lidl, speriamo che sono buoni. Ma da dove arrivano questi limoni? Si sa? Italia. Boh, Italia. Sì, è meglio che guardate, perché alcune cose del Lidl arrivano dalla Spagna, dal Sudafrica, insomma. Quindi guardate sempre le nazionalità da dove arrivano le cose. Vabbè che le cose Lidl sono sempre di ottima qualità, però così. Non c'è più niente! L'ultima cosa, che invece ho voluto provare perché non le avevo mai viste, quindi penso che le hanno messe da poco, sono gli infusi, hanno tantissime tisane, tisane rilassanti, tisane questa al finocchio che ho preso io perché non posso vivere senza finocchio, mi piace troppo, a parte che c'è un aroma che a me fa rilassare, comunque fa tipo effetto camomilla. E niente, vabbè, questa serve ad eliminare la sensazione di gonfiore, magari quando si mangia tipo la pizza, sapete, una tipo si appesantisce o mangi qualcosa di pesante, insomma, il finocchio è fantastico. E questo, nonostante tutto in celofanato, c'ha un aroma che è pazzesco, cioè, oh mio Dio, è fantastico, cioè, quindi io ve lo consiglio, anche se non l'ho ancora provato, però già dall'aroma che sprigiona. Comunque, ah, e devo farvi vedere l'ultima cosa che è fantastica, che me ne sono innamorata. C'ho la mascotte per il canale. Oh, vi presento la mascotte del canale, nuova nuova di zecca, appena arrivata, guardate qua. Zuzu, eccola lì. Un attimo che ve la esco. Perché a Lidl c'hanno tantissime piantine, una più bella dell'altra, e ci avevano tantissime, tantissime piante grasse. E io ho preso questo cactus perché tipo era lì che mi chiamava, era l'unico di questa specie che sinceramente non so il suo nome, perché dovrebbe essere quella che tipo poi fa i fiorellini tutti rossi, non lo so, sembra che già si vede, eh? Comunque era l'unica, poi c'erano le altre che avevano le spine, a me quelle con le spine non piacciono. È troppo bellino questo cactus, mi strapiace. Poi tra l'altro io ho il pollice nero, che ho ereditato da mia madre. Quindi tutte le piante che io ho avuto mi sono morte nel giro di un mese. Quindi tipo è da circa 5 anni che io non compro più piante, perché appunto poi mi dispiace vederle morire. Spero che queste, essendo una pianta grassa, mi cambi un po' di più, speriamo, anche perché sei la mascotte del canale, non mi puoi morire, giusto? Comunque, che c'è? Gli voglio trovare un nome, suggeritemi un nome da dare a questa piantina. Voi lo sapete che è importante parlare anche le piantine, no? Quindi per farle campà. Comunque, troviamoci un nome, voglio dare un nome alla piantina. Ok, basta, sto tipo morendo dal caldo. Anche se siamo a fine ottobre, qua ci sono 30 gradi, l'estate in Sicilia non vuole finire, evviva! Ok, spero che questo haul alimentare vi sia stata utile in qualche modo, fatemi sapere se avete delle cose da consigliarmi da prendere al Lidl, così casomai la prossima volta che ci vado le provo. Niente, io quindi spero di esservi stato d'aiuto, aspetto di leggere giù i commenti per sapere il nome della piantina, se questo haul vi è stato d'aiuto mettete un like al video, vi mando un enorme besito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!